Sì, grazie Presidente Santarsiero. Io tratterò un solo argomento perché ovviamente voglio rifuggire dal tentativo della discussione che stiamo facendo su questo bilancio di affrontare tutti i temi che anche i colleghi consiglieri hanno portato al centro dell'attenzione e lo stesso Presidente Pittella nella sua comunicazione, mettendo in fila non solo le cifre, i numeri, ma anche ovviamente le scelte, le opzioni che la Giunta nel presentarci questo bilancio ha appunto ha scelto. E vorrei partire da una considerazione che diventa ancora più interessante non solo nell'osservare il bilancio 2018, ma anche provare a volgere lo sguardo, che ritengo sempre più interessante ogni qualvolta riflettiamo di futuro e di prospettiva, al bilancio di previsione, bilancio 2018, 2019, 2020, perché è un bilancio che in realtà salda due legislature. Accompagna questa legislatura verso la fine, costruendo i presupposti per i quali noi abbiamo una responsabilità, al di là di chi ci starà in questo Consiglio, siederà sui banchi di questa Giunta, di quella Giunta, abbiamo appunto una responsabilità per determinare i presupposti su cui edificare una prospettiva dentro un contesto che è stato più volte detto politico, istituzionale ed economico molto differente da quando ci siamo insediati noi. Siamo dentro una difficoltà oggettiva, siamo in attesa di una parifica del rendiconto di gestione del 2016 che segna, come è stato detto anche in commissione, una qualche incertezza sui conti della nostra regione e tuttavia però dentro questo contesto difficile, complicato, di tagli a cui ha fatto anche riferimento il Presidente Pittella o di riduzione di entrate, in particolare sulle royalties, io credo che abbiamo una sfida da compiere in questi mesi, al netto anche delle posizioni politiche talvolta dialettiche che hanno segnato il centro-sinistra, il mio partito e lo stesso Consiglio regionale. Io continuo a pensare, a pensarla, questa regione, con gli spazi e i margini di autonomia nei prossimi anni, e questo è il tema sul quale vorrei soffermare la mia attenzione, quella autonomia che ci consenta non di enunciare continuamente l'evidenza di un dato e di un fatto, cioè quella del declino demografico che riguarda l'Italia, il Mezzogiorno e anche la Basilicata. Perché sembra quasi che ogni qualvolta noi discutiamo di demografia siamo gli unici a soffrire di calo demografico, di saldo naturale negativo. Noi abbiamo una problematica in più, non avendo grandi agglomerati urbani ed essendo prettamente un'area rurale, ancor di più avvertiamo anche in una certa difficoltà, in un certo isolamento infrastrutturale, questi dati come drammatici. Ma da qui a 40 anni il Mezzogiorno l'Italia avrà 7 milioni in meno di abitanti, 2065, quindi più di 40 anni, il Mezzogiorno meno 5 milioni e trascinerà anche la Basilicata. Siamo dentro questo contesto che nessun strumento finanziario di programmazione comunitario può immaginare di salvarci senza che si salva il contesto nel quale siamo. Questo deve essere chiaro per tutti noi, perché altrimenti al di là di chi governerà, chi ci sarà, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, il contesto non lo cambi esclusivamente attivando le leve di fondi straordinari o aggiuntivi. Lo cambi in un contesto di cambiamento e di ripresa di un intero paese che soffre,
come assistiamo in queste ore, al di là delle scelte e delle opzioni politiche, una grande esposizione sui mercati finanziari che determina il ritmo anche del nostro andamento economico, ma anche il ritmo dei nostri conti pubblici. Piaccia o non paccia, gli interessi su un debito, quando un debito ce l'hai, li devi pagare. Allora, io credo che in questo ragionamento, nel quale siamo coinvolti più o meno tutti, vorrei provare a sollevare però lo sguardo e capire se ci sono le condizioni affinché nella nostra regione si costruisca uno spazio di resistenza, in particolare sul sistema di welfare. Perché dico sul sistema di welfare? Non perché voglio trascurare le vicende, le dinamiche dello sviluppo, del lavoro, ma se noi oggi non affrontiamo quelle condizioni che determinano, che saranno determinate, cioè dalla perdita di iscritti ogni anno nelle nostre scuole di 1500 alunni, la chiusura delle scuole primarie in una buona parte dei comuni sotto i 1000 abitanti, se noi non affrontiamo questa vicenda ora, immaginandone una prospettiva, finché si attivano le dinamiche di sviluppo, di crescita e di lavoro, noi saremo in una trappola demografica, noi come l'Italia, come il Sud e la Basilicata. Saremo in una trappola economica. Il collega Napoli diceva che gli indici sui quali si calcolano anche i riparti sono indici prevalentemente pro capiti. È una discussione ovviamente da fare, da ragionare, ricostruendo anche meccanismi diversi nel nostro paese, ma andremo, diciamo, per le lunghe. Tuttavia, quindi, io penso che noi dobbiamo provare ad osservare una prospettiva ragionando sugli spazi di autonomia che ci consentano di modellare al massimo e al meglio la taglia migliore per costruire una buona sanità, una buona scuola, buoni trasporti pubblici, perché in questo contesto, la dico in una battuta e poi arrivo al tema dei conti, in questo contesto demografico ed economico, pensare che in Basilicata si applichino sulla sanità, sulla scuola, sui trasporti, sui servizi pubblici, che significa diritti di cittadinanza dei nostri cittadini, gli stessi parametri che si applicano a Milano o a Roma o nelle grandi città, noi dobbiamo sapere che questo meccanismo ci strozzerà nei prossimi 3, 4, 5 anni, non nei prossimi 20 anni, ci strozzerà nei prossimi 3, 4 anni. Allora, qual è il punto fondamentale di fronte al quale siamo? È ripensare i modelli, non fare una contabilità sulle fredde voci di bilancio. Siamo in condizione di ripensare per i lucani il modello sanitario, un modello scolastico, un modello dei trasporti? Siamo in condizione di fare questo? Collega Napoli, se noi applichiamo, io insisto su questo punto, se noi applichiamo i parametri nazionali, noi siamo senza più respiro, perché abbiamo una condizione che insanità, sì, intramenia, ma quando ragioni di intramenia, come ha fatto l'Emilia Romagna, che ha definito con una delibera di giunta, più di tot non ne puoi fare in intramenia, io dall'altra parte devo assicurare però che nel sistema pubblico, per far girare meglio quella condizione, ho bisogno di più medici. Non basta solo dire ad un medico stoppo l'intramedia e ti metto un tetto, sì, lo capisco, ma dall'altra parte o gli offro in quelle ore pubbliche un'organizzazione differente che mi consente di mettere più radiologi, più personale, o altrimenti prendersela come capro espiatorio di un medico senza correggere in termini di sistema una maggiore quantità e qualità di personale nel sistema sanitario, l'operazione non ti consentirà di risolvere il problema. Allora c'è una leva e c'è l'altra leva. E allora come facciamo a resistere noi se, pur rispettando il tetto dell'equilibrio economico-finanziario del Fondo Sanitario Regionale, pur avendo la possibilità di poter fare un turnover perché i soldi ce li abbiamo al 2020, non lo possiamo incrementare per 13 milioni e mezzo di euro al 2020? 13 milioni e mezzo di euro significa 400 unità almeno di medici, OSS e infermieri. Possiamo immaginare che quel parametro che ti può riassorbire in una grande città una riorganizzazione di un modello territoriale da una parte e sanitario e ospedaliero dall'altra possa essere applicato con gli stessi parametri a noi? Questi sono i nodi di fondo per i quali dobbiamo discutere e ragionare insieme quando ragioniamo di modelli.
La stessa cosa potrebbe valere per la scuola. E vi aggiungo, Barca ha fatto una programmazione speciale. Non si può applicare... Io vedo alcune contraddizioni, Presidente Pittella, perché noi non possiamo immaginare di costruire una programmazione speciale, e questo non dipende solo da noi, basando questa programmazione speciale di Barca su una legislazione nazionale uniforme. Cioè, tu mi metti i soldi sul diritto all'istruzione, mi metti i soldi sul diritto alla salute, mi metti i soldi rispetto al diritto della mobilità, e poi quando devo poggiare queste risorse straordinarie, quindi una programmazione specializzata su parametri nazionali, non regge, perché è un modo per darti un po' di, o per darci un po' di ossigeno, ma alla fine strutturalmente non riuscirai a correggere quei limiti. E allora questa autonomia, però, questa discussione che abbiamo avviato in prima commissione sul comma 3 del 116, che dal mio punto di vista è strategica nei prossimi anni per salvare l'esistenza della Basilicata, questa scelta di fondo comporta un principio, che guardate non è neanche il tema del residuo fiscale. Io vorrei vedere i lombardi, i veneti, gli emiliani romagnoli sedersi intorno a un tavolo in cui si siede la Basilicata e ci si dice: voi avete un residuo fiscale per meno 1,2 miliardi. Bene, voi avete le tasse che vengono pagate dalle compagnie petrolifere che alimentano anche il vostro sistema, il sistema nazionale. Vediamo, discutiamo. Noi abbiamo cose da dire, altro che residuo fiscale. Noi abbiamo da dire, per esempio, che l'estrazione del petrolio in Val d'Agri determina generalmente un non aumento ulteriore della bolletta energetica nazionale. A vantaggio di chi? A vantaggio del sistema industriale del nord. Venite al tavolo, lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli. Discutiamo di autonomia per chi ha risorse naturali strategiche come le nostre. Vediamo se il punto è il residuo fiscale. Quindi il tema non è neanche il residuo fiscale. Il tema è i conti in ordine. È qui il punto più delicato di fronte al quale siamo. Perché spazi e particolari condizioni di autonomia possono essere concessi se hai i conti in ordine. E io credo che da questo punto di vista alcuni passi sono stati fatti in avanti, altri dovranno essere fatti. E quali sono questi passi in avanti? Proviamo a vedere quali sono questi passi in avanti. Non mi soffermo sulla vicenda, su alcune vicende, ma dal mio punto di vista uno dei nodi fondamentali, collega Galante, dei nostri conti in ordine, anche al netto e al di là delle importanti considerazioni o delle difficoltà segnalate, anche strutturali, della Corte dei Conti, se dobbiamo guardare alla prospettiva, è la relazione tra il nostro bilancio, le risorse naturali e gli enti locali. Cerco di spiegarmi. Il nostro bilancio è un bilancio fortemente condizionato, come abbiamo visto, in particolare dalle royalties del petrolio. Il nostro bilancio è anche condizionato, per esempio, dagli accordi sull'acqua. Ed è tutto evidente che se noi dobbiamo mettere i conti in ordine e prepararci a quella sfida lì, se vogliamo avere maggiori spazi di autonomia per costruire una sanità migliore, una scuola migliore, una mobilità migliore, è chiaro ed evidente che dobbiamo qualificare ancor di più e meglio il nostro bilancio nella prospettiva, rendendolo un po' più autonomo e meno dipendente da questi proventi. Il nodo di fronte al quale siamo, che non è un nodo risolvibile in 2 anni, 3 anni, io mi rendo conto, perché il condizionamento e il peso che c'è stato delle royalties del petrolio in questi anni, cioè arrivando come un fiume in piena in un oceano e strutturando in quell'oceano tante piccole cose, è complicato da scardinarlo subito, ma quella è la prospettiva, perché se tu domani vuoi scegliere di metterci qualche milione in più di euro e andare anche oltre il turnover in sanità, devi sapere che te lo puoi consentire. Se tu vuoi mettere qualche milione di euro ed evitare che si applichi il parametro studenti-docenti e vuoi prenderlo da lì, vuoi prendere da lì quei soldi, devi sapere che puoi farlo. Perché è chiaro che particolari forme e condizioni di autonomia pesano sul tuo bilancio. Non è che puoi pensare che uno Stato ti conceda maggiore autonomia e quindi maggiore responsabilità facendolo pagare dallo Stato, perché la sfida dell'autonomia è come qualifichi
in prossimità dell'erogazione di quei servizi qualifichi e rendi più funzionale di qualità quella spesa. Questa è la sfida dell'autonomia del comma 3 del 116, non dire datemi più potere e poi paga Pantalone, perché questa è una sfida non di cambiamento e non di innovazione, è una sfida, diciamo, di inefficienze che ha caratterizzato anche gran parte della storia del nostro Mezzogiorno. E quindi, e chiudo, perché ci sono gli emendamenti e quindi non voglio prendervi molto tempo, che cosa c'è in questo bilancio? Mi soffermo non tanto sulla vicenda idrica che affronteremo nell'emendamento e neanche, diciamo, della vicenda del FUAL, del Fondo Unico sulle Autonomie Locali. Io penso che qui ci sia un primo passaggio per il quale io ho dato il mio contributo e orgogliosamente lo rivendico perché è tracciabile, finalmente di restituire un equilibrio, una parola di giustizia e di verità alla vicenda delle royalties del petrolio. Nel 2014 in questo Consiglio si è affrontato un dibattito sul tentativo di modificare la legge 40-95, cioè i comuni che erano dentro quell'area estrattiva. Legge 40 del 95. Ora, che cosa è accaduto però? Anche in quella circostanza io sottolineai come fosse ingiusto affrontare il tema della legge 40 in assenza di veri dati e veri numeri. Quali sono i dati e i numeri ad oggi? Lo dico al collega Galante. Dal 2001 al 2017 la Regione Basilicata ha incassato 1 miliardo 413 milioni di royalties, a cui si aggiungono i 331 dell'ex bonus carburante. 2001-2017, dati UMNIG, riportati anche nelle relazioni della Corte dei Conti. 1 miliardo e 4, 1 miliardo 4 e 13. Ma diciamo che non consideriamo il 3%, che un 3%, vorrei sottolinearlo a tutti, perché io sono consigliere regionale, è un 3% quello che voglio accantonare, che va a tutto il territorio regionale. Tutto. Consideriamo il 1 miliardo e mezzo, 1 miliardo 4 e 13, 1 miliardo e mezzo. Il 30%, che è una legge dello Stato che andava attribuito alla programmazione negoziata ai comuni della legge 40, quel 30% lì, rispondo al telefono, quel 30% lì ammontava a 450 milioni di euro. Sapete qual è il programma fino adesso finanziato Pio, Valdagri, Lago Negrese, Melandro, Sauro? 300 milioni di euro. Altro che abolire la legge 40. Noi abbiamo in quel dibattito costruito un'ulteriore divisione della regione. Perché? Perché da chi stava fuori dalla regione pensava che quelli che stavano in quei territori erano gli sceicchi e quelli che dovevano essere sceicchi erano sceicchi senza soldi. A quel programma manca 150 milioni di euro di investimenti, perché la legge dice il 30%, che tra l'altro originariamente toccava allo Stato, perché quando ci fu la vicenda royalties noi avevamo il 15% ai comuni, 55% alla regione, 30% allo Stato. Nel 99 fu retrocesso quel 30% dallo Stato alla regione per la programmazione negoziata nelle aree estrattive e adiacenti, dice la norma. E allora qualcuno mi deve spiegare a distanza di anni come quel dibattito surreale di modificare la legge 40, di dire a quei territori non ci sono risorse, dopo che a quei territori, come dire, è stato chiesto un sacrificio e gli impatti sono evidenti dal punto di vista dei rischi ambientali e della salute, a quel territorio mancano 150 milioni di euro di investimenti. Ora, cosa colgo io in questo bilancio? E qui voglio arrivare dopo aver fatto questa storia molto chiara. Colgo una scelta che era già iniziata per la verità lo scorso anno, e cioè di ripristinare questa giustizia, e cioè che c'è una quota di risorse che tocca a quei territori. Non voglio ritornare neanche su chi l'aveva detto, come l'avevano detto, superiamo. Chiedo al Presidente Pittella però di convocare i sindaci del Pio, Valdagri, Melandro, Sauro, Camastra, e di fare due operazioni immediate a questo punto, visto che le risorse ci sono, nel triennio ci sono 115 milioni di euro, che peraltro sono anche superiori rispetto al completamento del vecchio programma, di convocare i sindaci e non solo costruire
tappe operative per chiudere il vecchio programma, perché ci sono infrastrutture, la SP89 di collegamento Roccanova Fondovalle dell'Agri, il collegamento Moliterno Aria Pip, il collegamento vecchio ponte 103, SS103 passando per Sarconi. Ci sono delle opere lì dentro che vanno accelerate e vanno ovviamente appaltate, in questo caso stazioni appaltante provincia, ma anche perché convocare i sindaci significa costruire i presupposti per il nuovo programma. Lo dico anche per ragioni strategiche. Chiunque si troverà a governare l'anno prossimo, alla scadenza della concessione ENI, dovrà presentarsi in quei comuni, in quella condizione di ambiente, salute, che molto spesso abbiamo sottolineato, con l'idea di rinnovo della concessione. Allora, far coincidere quel dibattito, oltre a lavoro sulla protezione dell'ambiente e della salute, con un nuovo programma di investimenti nei prossimi 10-12 anni, a me pare una cosa positiva. Cosa c'entra, e chiudo davvero, tutto questo con il bilancio? C'entra, perché prima, mi rivolgo sempre al collega Galante, prima le royalties arrivavano nel bilancio della regione e si disperdevano in questo bilancio. È stato uno dei rilievi fondamentali che la Corte dei Conti ha fatto in sede di non parifica del rendiconto di gestione del 2015. Io penso che dopo aver assegnato il 30% a quei comuni, a quei territori, io credo che dobbiamo fare un passo in più nel nostro bilancio. Non ho voluto presentare emendamenti perché capisco che è delicato, ma noi non solo dobbiamo avere la chiarezza in entrata, come accade, e adesso anche la destinazione rispetto al programma operativo, ma la mia opinione che dobbiamo evitare che quell'altro 70% di risorse che entrano nel bilancio della regione non siano rinvenibili dai capitoli del nostro bilancio. Faccio un esempio concreto. La regione Basilicata, per finanziare l'operazione forestazione, riprende l'accordo del 99 sulle compensazioni ambientali e dice: l'unica soluzione, dammi della moneta perché io devo rifinanziare per il 2018 e 2019 l'operazione della forestazione, provando a conseguire un risultato importante per tutti. Unica platea, affidata al consorzio, 150 giornate, le cose che più volte sono state dette. In un'unica soluzione, diciamo, è una somma di annualità. Ora è del tutto evidente che questa operazione, Presidente, assume una chiarezza. Cioè, io faccio un'operazione e destino quelle risorse in una certa direzione. Poi si può giudicare se è giusto o sbagliato, ma faccio un'operazione che prendo da una parte, le rinvengo da una parte laddove entrano con le royalties e con una specifica parte dell'accordo del 99 e le destino ad un obiettivo. Questa operazione nei prossimi anni, perciò dico, non è oggetto di questa discussione delicata in una vicenda di bilancio già in equilibrio, collega Galante, andrà fatta, perché noi dobbiamo restituire ai cittadini, vale per il petrolio e vale per l'acqua, ma sull'acqua interverrò brevemente nell'emendamento presentato, dobbiamo restituire ai cittadini chiarezza, chiarezza, così come accade per il Pio Valdagri, Melandro, Camastra, Sauro, anche per le altre risorse che entrano nel bilancio regionale e che hanno una destinazione. Ecco, questo significa lavorare nei prossimi anni a costruire i presupposti di avere conti in ordine, meno dipendenza dalle royalties che condizionano le difficoltà che abbiamo vissuto, a cui si unisce anche il taglio del governo nazionale all'incirca di 50 milioni in termini di trasferimenti e che quindi ti scatenano ancora di più quando tu entri in una nuova contabilità. Perché c'è anche da dire, al di là delle critiche che ognuno di noi può anche fare, ma quel rendiconto di gestione del 2015 incrocia alcuni fatti e successivi. Minore royalties, fatto straordinario per chiusura Centroli in particolare, minori trasferimenti per circa 50 milioni di euro, ma anche le parifiche che dal 2012 partono in contemporanea anche nuovi principi contabili. Quindi si incrocia anche una fase di norme contabili, di riduzione di trasferimenti e vicende straordinarie, quasi unica nella storia e nel panorama, diciamo, della nostra regione. E questo è anche, per onestà intellettuale, io credo che vada ammesso da tutti, opposizione, maggioranza, malpancisti o cose varie, diciamo così. Non ti gira, no, lo dico, non è che... Allora, il punto... No, non mi stavo riferendo a te, quindi non c'è il fatto personale.
Quindi io credo che questo lavoro che abbiamo iniziato può avere questa prospettiva, Presidente, e dal mio punto di vista questa prospettiva può accompagnarci a restituire nei prossimi anni più fiducia, ma anche più sfide di innovazione e di cambiamento, che a partire dal tema dell'autonomia e anche da un ordinato e corretto utilizzo delle risorse che provengono dalle nostre risorse naturali, appunto, credo che possano accompagnarci nel costruire risposte e non solo declamazioni, indici, statistiche e numeri, ma anche risposte di governo adeguate a quello che accadrà nei prossimi anni. Perché l'analisi e la lettura dei dati statistici, più o meno lavoro, più o meno PIL, sono cose che leggiamo tutti i giorni noi. Il punto è passare dall'analisi e avere, secondo me, tutti insieme uno sforzo in più per capire qual è la strategia, qual è la direzione di marcia. Io credo che questa sia la sfida più importante ed esaltante della politica, nella quale ovviamente tutti ci siamo.